Come gli altri miei colleghi ringrazio tutti i presenti, un ringraziamento al nostro direttore responsabile, come ha chiuso Pasquale il suo intervento, e grazie a lui che adesso siamo qui, perché è una persona che sa porsi sempre in maniera nuova di fronte alle sfide, e allora questo lo fa diventare coetaneo di Stefano D'Angelo, perché questo è il fatto di sapersi mettere in discussione e soprattutto trasmettere l'entusiasmo a noi tutti, è un grosso insegnamento, quello naturalmente di un impegno, un lavoro serio, anche nelle piccole cose umili che scriviamo, però fatto sempre con quello spirito di onestà, di oggettività nel dare notizia. Ho ascoltato i miei colleghi che mi hanno preceduto, che hanno detto molto bene quale hanno, perlomeno insomma, io che ho vissuto con loro questo momento. Vedendolo dall'esterno mi sono rivista in tanti passaggi. E, vedete, qualche riflessione però vorrei farla anch'io. Innanzitutto ormai è stato chiarito che questo nostro web, questo nostro giornalino in rete non è sicuramente una duplicazione, come ho scritto anche domenica nell'articolo, di quello che è il cartaceo. Anche perché le modalità sono di tipo diverso. Vedete, l'editoria in rete, ma tutto il sapere in web, ci chiama ad un tipo diverso di rapporto tra quello che è il linguaggio, quindi la scrittura con la quale noi veicoliamo le nostre conoscenze, la notizia, le informazioni, il sapere, e le tecnologie. Quindi c'è cioè, il mezzo attraverso il quale si veicolano poi queste cose. Naturalmente il contatto con questi media ci chiamano anche ad un modo diverso di pensiero, un pensiero che naturalmente deve diventare, innanzitutto, l'hanno detto bene i miei colleghi, veloce, istantaneo, ipertestuale, che ci richiama a diversi compiti contemporaneamente, quale quello, ecco, della lettura, quello dell'ascolto, quello di gestire l'immagine, quello di muoverci nei link, quello di saper scegliere il materiale, perché è una grossa ricchezza, una grossa opportunità poter viaggiare in web, perché abbiamo a disposizione, anche dal punto di vista del sapere scientifico, tantissime cose che nel cartaceo è un po' difficile reperire. Però non è sempre facile gestirla l'informazione, perché molto spesso si potrebbe essere proprio disorientati nella ricerca rispetto a quelli che sono i nostri obiettivi. E allora diciamo che se la simultaneità, la velocità, sicuramente anche il modo divertente di fare informazione, perché è stato detto, sicuramente vogliamo essere vicino al lettore e lo saremo in una maniera nuova, perché scrivere in web significa cambiare il rapporto tra lettore e redattore. Scrivere su un cartaceo ci fa, diciamo, indirizzare, sappiamo il nostro target, ma la notizia in una maniera un po' più asettica, perché non sappiamo chi la leggerà. Non sappiamo che cosa ne sarà della nostra notizia. Invece essere nel web significa avere una interattività diversa in uno spazio negoziato di comunicazione dove il lettore ci manda un feedback, l'articolo più cliccato, quello che è più piaciuto, e quindi non solo diventa il lettore anche più autonomo, più libero di scegliersi l'informazione che può anche archiviare, può stampare, può scaricare, ma soprattutto ci rimanda a noi come poter migliorare, perché attraverso quello che privilegia noi potremmo anche orientarci per un lavoro un po' più mirato. Quindi dicevo, è una maniera sicuramente nuova che non c'era data prima, diversamente. Muoversi, ecco, tra le immagini, le inchieste, si parlava delle varie sezioni che abbiamo cercato e che miglioreremo, e che le varie sezioni, le varie rubriche che miglioreremo sicuramente, perché adesso stiamo partendo, quindi ci auguriamo insieme a voi di poter fare meglio questo nostro lavoro. Però, siccome sono stata chiamata in causa, e non per merito, ma semplicemente per bontà, come commissione saggi, vorrei spendere anche qualche parolina, perché queste sono tutte le opportunità rispetto alle insidie che può presentare l'informazione in web. Perché purtroppo noi sappiamo che, come dicevamo prima, l'informazione in web diventa convulsiva, molto spesso toglie al lettore degli spazi di riflessione, toglie al lettore degli spazi di concentrazione.
agisce un po' su quella che è la sua capacità logica intellettiva. E allora, per muoversi bene, ecco, l'utilizzo di entrambe i due prodotti giornalistici nel nostro caso, ma io parlo un po' di tutto il sapere che c'è, bisogna già considerare, come abbiamo fatto noi, eventualmente questi possibili pellicoli, utilizzarli al meglio con grande divertimento. Un'ultima cosa, sappiamo che ci sarà chi raccoglierà, forse anche il pubblico più giovane o meno giovane, un po' più avvezzo alle tecnologie, allora anche io vi voglio lasciare con una citazione del professor Umberto Eco. Ci divideremo sicuramente come pubblico tra gli apocalittici e gli integrati, tra chi avrà difficoltà a scegliere il mezzo della tecnologia o chi invece lo predilige perché è più vicino. Lasciamo a voi la sentenza e speriamo che non sia ardua. Grazie.